Buongiorno, stamattina ci ritroviamo a Predazzo. Io e Mariuccio siamo pronti, si va! Siamo partiti, ci troviamo sulla ciclabile all'altezza di Predazzo, direzione Passo San Pellegrino. Oggi è una giornata meravigliosa, guardate che cielo, c'è giusto un po' di vento, eh! Andiamo! Ciclabile della Val di Fiemme di Fassa, direzione Canazei, comunque sale un 2-3% regolare. Noi ora siamo a Moena e andiamo a cercare l'inizio del Passo San Pellegrino. Si va! Da qui inizia la salita del passo di San Pellegrino dal versante di Moena. Si va! La salita appena si inizia da Moena si mette subito al 9-10%, sale insomma subito bella bella pendente. Vediamo. Il passo San Pellegrino fatto dal versante di Moena è lungo circa 11,4 km. E sono 780 metri di dislivello e una pendenza media del 6,2, quindi sicuramente non è fra le più impegnative da questo versante, però è comunque 11 km, per quanto sia, è sempre abbastanza lunga. Si va!
metà salita ci stanno vari punti dal 10 al 13, insomma alcuni strappi, ma se no la salita sale abbastanza regolare. Guardate che posto. Punto dove c'è un tratto al 14%, come si può vedere dal cartello. Era troppo bello per essere vero. Si va. Arrivati al passo San Pellegrino. Passo San Pellegrino si trova a 1918 metri sopra il livello del mare. Adesso noi scenderemo dalla parte dal versante di Cenceniga, che è anche il versante quello più duro, perché è lungo sui 18 km, c'è un dislivello di circa 1140 metri e la pendenza media è del 6,2%, però il fatto è che gli ultimi 7-8 km sono molto molto duri. Ora noi scenderemo da lì e si rifarà il Valles. Finita la discesa del passo San Pellegrino e ora ho iniziato la salita per il Valles, e da qua sono 7 km, laggiù c'è l'incrocio e girando a sinistra si scendeva a Cenceniga. Andando dritti si sale verso il passo Valles. Si va!
Eccoci arrivati al passo Valles. Tra l'altro il versante percorso si trova in Veneto. Eccolo qua. E ora qui sono in Trentino. Eccoci al passo Valles, 2032 metri sopra il livello del mare. Da Falcate Alto, dal lato di Falcate Alto, sono 7 km. E 638 metri di dislivello, una pendenza media dell'8,7. Comunque è una salita che sale praticamente quasi sempre al 10%, tra il quinto e il sesto chilometro alleggerisce un po', ma poi l'ultimo chilometro si rimette al 10-11. E insomma via, adesso noi scendiamo dalla parte di Panaveggio, che è sicuramente pure quello un versante, insomma, che non è, insomma, il Valles è impegnativo in tutti e due i sensi. Comunque da Panaveggio sono 6 km e 493 metri con una pendenza dell'8,2%, quindi è comunque una salita, insomma, abbastanza impegnativa. Ora noi si scende, si va. Qua alla fine della discesa del Valles, dalla parte di Panaveggio mi pare che si chiama, e praticamente qua c'è l'incrocio, qui salendo così si va al passo Rolle, di qua si torna a Predazzo. Noi andiamo a Rolle, si va. Arrivati al passo Rolle, 1984 metri sopra il livello del mare. Guardate che meraviglia! Siamo arrivati anche sul passo Rolle. Guardate che spettacolo! E noi abbiamo preso il cappuccino, adesso stiamo tornando. Comunque il passo Rolle, come si può vedere, è uno fra i passi più belli quando si arriva. Noi oggi l'abbiamo scalato solo per 7 km perché l'abbiamo preso dall'incrocio del passo di Valles, però se uno lo fa tutto da Predazzo sono circa 20 km e mezzo e un dislivello di 957 metri e una pendenza media del 4,7%, quindi comunque è abbastanza facile. L'altro versante da Fiera di Primero il passo è lungo 23 km e 100 con 1253 metri di dislivello, una pendenza media del 5,4%. Naturalmente da queste parti il Giro d'Italia ci è passato tantissime volte. È un posto bellissimo, c'è cioè una salita meravigliosa, non è particolarmente difficile, forse più da Fiera di Primero è un pochino più complicata, ma dalla parte di Predazzo è abbastanza facile. Comunque qua il giro ci passò nel 1937 salendo da Fiera di Primero, appunto, dove transitò per primo Bartali.
non so se mi spiego, che poi andò a vincere a Merano, quindi diciamo che passare da qui è solo un onore. E noi adesso si torna alla macchina, vero amore? Noi siamo stanchi, oggi abbiamo fatto tanto, si va. Lago che si incontra salendo o scendendo al Passo Rolle, versante Predazzo, eccolo qua. Eccoci tornati a Predazzo, eccoci qua, ho fatto un bel giro, adesso andiamo alla macchina, mangiamo e ci laviamo e ci riposiamo e bye.